Buon pomeriggio dallo stadio Ferrante di Piedimonte Matese, benvenuti a Caserta Sera Stadio, l'appuntamento del dopo partita con le interviste sulla gara di oggi fra Piedimonte, Treppini e Campo di Pietra. La squadra sta per lasciare il terreno di gioco. Ora la sigla e poi subito dopo ci ritroveremo per il commento tecnico di Emidio Bianchi e le interviste negli spogliatoi. Allora Emidio, 3-1, dopo una settimana di stress, di polemiche che praticamente hanno coinvolto la squadra, è arrivato un risultato positivo con l'arrivo del nuovo allenatore. Beh, evidentemente porta bene il nuovo allenatore. Un gol dopo 4 secondi gli ha spianato la strada per una vittoria ampiamente meritata del Treppini. Ci sono buone prospettive per questa squadra, anche vedendo il risultato clamoroso della sconfitta dell'Isernia, la prima sconfitta del campionato. Il napoletano ha giocato bene, mi è piaciuto molto anche il portiere. Il portiere Fusco, adattato a centromediano nella difesa. Insomma, una buona partita che lascia ben sperare per questa società che in settimana ha patito quello che non poteva patire. Speriamo bene. Bene, grazie Emidio. Già vedo una delle nostre inviate negli spogliatoi delle due squadre e infatti andiamo immediatamente negli spogliatoi del Piedimonte, dove c'è per noi Valentina Monte con i protagonisti della gara di oggi. Valentina, a te la linea. Bene, grazie Lorenzo, sono in compagnia del presidente del Treppini e del nuovo allenatore della squadra a cui diamo innanzitutto il nostro benvenuto. Buonasera a tutti. Mister, innanzitutto che ambiente ha trovato? Ma ho trovato un ambiente bello, diciamo, che ha voglia di crescere, ha voglia di migliorarsi, di fare bene sia sotto il profilo della società ma soprattutto i ragazzi. Ecco, una squadra giovane che ha tanta voglia di crescere e migliorarsi. Una partita decisa da una doppietta di Napoletano e da un gol di Varecchione, dunque possiamo dire un buon esordio per la squadra. Ma credo che sì, abbiamo fatto bene, abbiamo iniziato bene, ecco, però diciamo non nascondo che durante la gara, ecco, abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, lo sapevamo, ecco, perché di fronte avevamo una squadra che io conosco bene, che ha tante individualità tecniche, ma soprattutto 3-4 elementi dall'altra parte esperti. Bravi, ecco. Noi siamo stati bravi soprattutto a sbloccare la gara, a essere in partita sempre mentalmente e soprattutto sul piano tecnico. Questo penso che l'abbiamo fatto bene e vinto anche meritatamente. Prossima settimana trasferta con la Guglionesi. Sì, quella è una gara dura, perché il Guglionesi è una delle squadre più anziane, tra virgolette, più esperte della categoria, che ha tanti senatori, tanti ragazzi, Spagnolo, Tiscia, Napolitano, D'Ambrosio, Montichiari, Consolazzi, tutta gente che ha giocato in Serie D l'anno scorso, 2 anni fa, quindi è dura, però noi faremo bene durante la settimana per prepararci al meglio. Grazie mister e buon lavoro. Grazie. Passo la parola al presidente del Treppini. Allora, presidente, si prevede qualche ritocco nella campagna acquisti? Sì, è doveroso anche per rinfoltire un po' la rosa, oggi abbastanza scarna. Ovviamente il 2 dicembre, quando si apriranno la finestra di trasferimenti, opereremo al meglio. Noi già stiamo programmando tutto il da farsi. Non sarà stravolto di tanto il gruppo, anche perché siamo convinti che il gruppo di adesso è un gruppo valido, è un gruppo che può andare avanti con le proprie forze. Ovviamente dobbiamo dare quel tocco in più per stare più tranquilli e per poter continuare sicuro, insomma, un campionato di vertice. Lo faremo, avrete notizie appena concluderemo tutti gli acquisti nuovi. Grazie presidente. Lorenzo, ti restituisco la linea. Bene, dallo spogliatoio del Piedimonte a quello del Campo di Pietra, dove ci aspetta con il suo ospite Maria Cavicchia. A te la linea. Lorenzo, sono qui in campo con l'allenatore del Campo di Pietra, Lorenzo Viglione. Mister, tante frecce al suo arco come Guglielmi, Cappelletti e Borrelli, ma a quanto pare nulla hanno potuto contro questo Treppini. Ma insomma, noi io penso che comunque abbiamo fatto una buona prestazione, eravamo entrati in campo con la giusta concentrazione, sapevamo come fare, sapevamo di incontrare un'ottima formazione come questa del Treppini.
però prendere un gol dopo 20 secondi sicuramente un po' poteva tagliarci le gambe, invece no, abbiamo comunque continuato a giocare per tutto il tempo e il gol che poi ci ha un po' buttato giù è stato il gol che abbiamo subito poco prima della fine del primo tempo. Nonostante questo abbiamo continuato a giocare, abbiamo continuato a fare la partita, però loro hanno delle potenzialità importanti, soprattutto lì davanti e in mezzo al campo, e era importante uscire a testa alta contro questa formazione e così è stato. Mister, riallacciandoci un po' a quelli che sono gli eventi dei giorni passati che hanno un po' investito la panchina del Treppini, la sua squadra si aspettava di affrontare con così tanta difficoltà la sua imposizione sul campo? No, sì, sicuramente, noi l'abbiamo incontrati anche in Coppa Italia e mi avevano fatto un'ottima impressione. So che qualcosa è cambiato non solo a livello di cambio di gestione, di allenatore, anche a livello di interpreti, di giocatori, ma in ogni caso comunque sono giocatori validi per la categoria. L'obiettivo dichiarato per il Treppini è quello di salire di categoria e hanno giocatori validi, sicuramente penso si rinforzeranno ancora di più a dicembre e quindi era venuti qua, noi siamo nella condizione che dobbiamo per forza di cose provare a fare punti, risultato con tutte le formazioni e siamo venuti con lo stesso intento qua, con umiltà, consapevoli comunque della forza dell'avversario. Domenica prossima ospiterete un protagonista ostico come il Venafro. Sì, no, ma ci aspettano queste, tutte le partite sono difficilissime, lo stiamo vedendo domenica dopo domenica, non si dà nulla per scontato, si può perdere, si può vincere con chiunque, ancora di più con Venafro, è una formazione che conosciamo abbastanza bene, dato che l'abbiamo incontrata anche negli ottavi di Coppa Italia, e quindi sì, niente, dobbiamo affrontare le partite con la massima concentrazione come l'abbiamo affrontate oggi, stando più attenti a degli episodi in fase difensiva, che cercando di non concedere troppo. Bene, mister, io la ringrazio e restituisco a te la linea, Lorenzo. Bene, se non c'è altro vi ricordiamo solo che sabato prossimo, 26 novembre, seguiremo Alife, Campobasso, e che il Treppini sempre sabato prossimo andrà a fare visita alla Guglionesi. La nostra trasmissione termina qui, grazie a tutti voi, quelli che hanno collaborato per la realizzazione della trasmissione, alla regia e naturalmente a tutti voi che ci seguite sempre numerosi ogni settimana. Alla prossima, sigla!